Benvenuti a Destinazione Calabria, ritorna il nostro viaggio e il viaggio, lo sapete, lo si fa insieme. Dove vi portiamo oggi? In una città straordinaria della Calabria, Cosenza, ed è proprio da qui che parte il nostro cammino. Dove siamo? Siamo nel centro storico, venite con noi perché è da qui che inizieremo a portarvi per mano lungo le vie di questo posto così fantastico. Andiamo! Non è facile descrivere una città articolata bella come Cosenza. Per farlo certamente bisogna iniziare dal centro storico e lo facciamo dalla bella Villa Vecchia. Siamo in prossimità di Piazza 15 Marzo, vedete ci accompagnano anche le nostre amiche cicale che fanno un po' da colonna sonora a questa intervista. Siamo nel polmone verde della città, a poca distanza dal Castello Normanno, che è il vertice di questa piramide medievale. Il centro storico di Cosenza è distribuito a gradoni, la punta di questa piramide è il castello, scivolando si accede alla chiesa cattedrale e poi alla suggestiva confluenza. E Cosenza rientra nel ciclo di quelle che sono le pietre che parlano, perché qui si può apprezzare una storia antica da ricollegare ai Bretti. I Bretti fondano la città nel IV secolo e poi da questa città di epoca ellenistica nascerà una città di epoca romana. Cosenza ha un tessuto urbanistico archeologico più che urbanistico, tutta una serie di strutture archeologiche nella bella piazzetta Toscano, piuttosto che i due edifici termali di epoca romana, perché Cosenza poi rientra in quello che è il progetto espansionistico di Augusto, prende il nome di Consentia, come Vibo Valentia, Florenzia, sono nomi benaguranti che danno i romani appunto ai territori che conquistano. Circondata da sette colli, quindi con Roma una serie di affinità, noi siamo su uno dei più importanti di questi sette colli, siamo su Colle Pancrazio, e proprio su questo colle, come su Colle Trio, si è andata stratificando nel tempo urbanisticamente la città. E vicoli, scorci bellissimi, pittoreschi, strada principale, la storica Corso Telesio, era la via dei mercanti, in ogni slargo si teneva un vario mercato e di fronte alla cattedrale la Vinella della Neve, il vicolo della Neve, lì veniva collocata la neve, presa dalla vicina Sila, condita poi con miele di fico e succo di limone, un'altra prelibatezza, appannaggio esclusivo dei nobili. A sorvegliare su questo straordinario centro storico di Cosenza, come vedete, c'è questa imponente struttura, il castello, che ha una storia incredibile da raccontarci. Alla punta di questa piramide ideale, vi dicevo, il castello Normanno Svevo, un fortilizio militare edificato dai Normanni su quella che è la motta, un terrapieno artificialmente sopraelevato, perché da quella prospettiva veniva esaltata, aumentata la capacità strategico-difensiva della struttura castellana. Attualmente si può visitare, sei saloni all'interno magistralmente restaurati, è l'accesso più magico che si può effettuare nel castello, eppure la visione anche all'interno della suggestiva torre ottagonale, elemento emblematico del grande stupor mundi che è stato Federico II di Svevia. Noi abbiamo avuto ospite Federico nel corso del tempo a più riprese, è proprio lui che vuole ampliare nel 1239 la struttura castellana edificando due alte torri ottagone. Della seconda non abbiamo traccia, ne resta una ancora a vista ed è quella che si vede un po' da tutte le prospettive guardando in alto su questo che, come vi dicevo, è Colle Pancrazio.
e il castello poi rimaneggiato, pensate, diventa seminario estivo nel 1700 per i Borboni carcere militare e poi diventa sede della contraerea, arriviamo alla seconda guerra mondiale quando vengono scaraventate appunto le bombe. Si arriva su praticando una rampa d'accesso e si può visitare benissimo al suo interno e dal cammino di ronda si gode di una vista panoramica sulla parte antica e anche sulla parte moderna della città. Siamo partiti dall'alto, come vedete il castello di Cosenza, però adesso il viaggio ci porta a scendere verso il basso e incontriamo un edificio straordinario, un luogo religioso. Lo vedete già alle mie spalle, il Duomo di Cosenza. Stiamo per scoprire il suo significato, ma tra poco vi porteremo alla scoperta dei suoi tesori, delle sue ricchezze e della sua grande storia. Come tutti i luoghi della tradizione cristiana cattolica, non sono semplicemente ammassi di pietra, sono delle epifanie della bellezza di Dio, soprattutto questa cattedrale che è stata costruita da un monaco proveniente da Casamari, dell'ordine cistercenzo, un ordine di riforma della grande tradizione monastica benedettina. E San Bernardo è molto attento alla costruzione perché vuole che chi entra in una chiesa cistercense, quindi questo luogo respira la tradizione cistercense, non deve innanzitutto distrarsi, ma deve essere aiutata ad entrare nel cuore del mistero che è Cristo. Tant'è vero che la nostra cattedrale ha forma di croce latina e al centro di questa croce, sotto il tiburio, che è la parte centrale a mo' di cupola, si trova l'altare. Dunque, chi entra qui fa esperienza di un incontro con Cristo e questo incontro lo porta anche a rivedere la sua incorporazione alla Chiesa, che si costruisce sulla croce alla forma di Cristo. Possiamo dire e affermare che è una delle più antiche d'Italia perché è stata benedetta, così si dice, dedicata ancora prima della costruzione dell'attuale Duomo di Milano. È un luogo che raccoglie 8 secoli di storia di una città, di un popolo, di una chiesa locale, perché di fronte a questa cattedrale c'è il seggio, vuol dire che la cattedrale non è mai un luogo a sé. È il cuore di un tessuto che da questa cattedrale prende avvio i mercati, le fiere, ma anche gli incontri. Qui avvenivano anche degli incontri a livello civile,
perché per gli uomini del Medioevo Dio e l'uomo non erano in contrasto, ma erano in una simbiosi continua. Ecco perché la cattedrale rappresenta il cuore di una città. Lo è sempre stato, e in 8 secoli, nel variare anche delle forme, perché è stata poi trasformata, e questo ci dice come ogni epoca ha voluto lasciare una traccia, perché ogni epoca sente la cattedrale come sua. Anche questo nostro tempo ha bisogno della cattedrale, ha bisogno di quello che la cattedrale rappresenta, cioè di una presenza di Dio che, immersa nella città degli uomini, ricordi però che non tutto è orizzontale, c'è una dimensione verticale che aiuta gli uomini a ritrovare anche la parte migliore di loro stessi. La storia della Calabria è soprattutto rappresentata da questi luoghi sacri. Abbiamo appena conosciuto il Duomo di Cosenza, ma ora ci spostiamo a poche centinaia di metri da qui, dove c'è la chiesa di San Domenico. Intanto conosciamo il suo significato e poi vi porteremo all'interno di una storia che racchiude in sé tante storie. L'idea di San Domenico e di tutti i missionari è in qualche modo di produrre un'esperienza di incontro con Dio nelle persone. E in questo senso l'accesso al cuore delle persone non è semplicemente l'intelletto, la ragione, anche se San Domenico insiste sull'importanza della verità, ma la verità è anche bella, la verità si deve vedere. E in questa chiesa non solo c'era la bellezza artistica, ma c'era la bellezza di una comunità che pregava, che celebrava liturgie, che con la gente in qualche modo viveva un'esperienza di fede. È interessante che quando nel 2008 i domenicani hanno dovuto lasciare questa chiesa per problemi di personale, il vescovo abbia voluto chiamare una congregazione missionaria agli Oblati di Maria Immacolata. Siamo una congregazione che è venuta qui per fare missioni, cioè annunciare nelle comunità una parola diversa, la parola del Vangelo, e per dedicarci in modo particolare ai giovani e alle famiglie. Ecco, venire a San Domenico è trovare un posto dove tu puoi sentire parole diverse, puoi fare un'esperienza della misericordia di Dio, dell'incontro misericordia di Dio nella confessione, puoi trovare anche semplicemente un colloquio amicale o una visita in questi posti meravigliosi, per dare spazio a quella parte di noi che è la più preziosa e a volte la più trascurata del nostro mondo interiore. Il San Domenico, posto
che si trova alla confluenza tra il Crati e il Busento. Rappresenta tanto questo luogo per Cosenza, ma di questo ne parleremo tra poco. Ora però addentriamoci, entriamo in questo luogo di culto perché dobbiamo farvi conoscere una storia che dura 8 secoli. 8 secoli. Conosciamo ovviamente le statue, le opere, ma non voglio parlarvi di tanto altro di più, perché adesso queste immagini e questo racconto vi faranno capire cosa rappresenta il San Domenico non solo per Cosenza, ma per l'intera regione Calabria. Il viaggio ideale nella chiesa di San Domenico di Cosenza può partire proprio da questo luogo. Questo è l'abside dell'antica chiesa tardogotica, adesso non visibile quando si entra nella navata principale. Lo stile, appunto, la volta a crociera ci parla del periodo gotico e alle nostre spalle c'è un bellissimo coroligno del 1600, opera degli Scalpellini di Paternò Calabro, ed è il luogo della preghiera dei frati, quindi nei dettagli ci rimanda alla necessità di una preghiera costante. Si possono osservare delle figure inquietanti, forse 7 vizi capitali, che richiamano appunto i frati alla necessità della preghiera. In questo che adesso è il retro del presbiterio attuale, c'è anche un'opera del pittore sanfilese Antonio Granata, dedicato alla Madonna del Rosario. Questa chiesa sente fortemente l'influenza della spiritualità domenicana, anche in merito alla devozione alla Madonna del Rosario, che è tipica dei frati domenicani. Ci sono delle strutture antecedenti all'arrivo dei domenicani, risalenti probabilmente al XIII secolo. La prima, anche forse per quanto riguarda il suo fascino particolare, è la cappella ottagonale, che in una commissione nel 1928 riunitasi qui a Cosenza ha proprio stabilito risalire al XIII secolo per le sue caratteristiche strutturali. La cappella è molto particolare e gli studiosi non cessano di chiedersi quale potesse essere la sua funzione, visto che appunto era antecedente all'insediamento conventuale dei Domenicani. Probabilmente il suggerimento più importante ci viene dalla sua struttura. La forma dell'ottagono e la forma anche del cerchio rimandava nella simbologia medievale all'eternità. Se Dio crea il mondo in 7 giorni, quindi nel tempo, l'ottavo giorno, l'otto, è il simbolo dell'eternità. Questo luogo, questa che noi adesso chiamiamo cappella, probabilmente era un luogo deputato alla preghiera in vista del passaggio alla vita eterna. In questo senso è interessante che proprio in corrispondenza della cappella ci sia un vano calottato, quindi sotto il pavimento. Gli studiosi lo hanno identificato con uno scolatoio. Sono ancora presenti circa 8 sedili in pietra con le caratteristiche tipiche degli scolatoi, il buco centrale, l'inclinazione del pavimento verso il centro. Lo scolatoio è qualcosa di lontano dalla nostra sensibilità perché era un luogo dove i corpi dei defunti venivano appunto lasciati scolare. Attraverso una serie di altre 7 cappelle che costituivano l'antica navatina laterale della chiesa tardogotica si arriva a una delle opere più famose del complesso monumentale di San Domenico, che è l'Oratorio del Rosario. È un ambiente adesso ristrutturato e stuccato in stile barocco, dove viene esaltata la spiritualità, come dicevo prima, del Rosario. Gli affreschi sono relativi ai 15 misteri che appunto si recitano durante la preghiera del Rosario. La pala centrale, ancora opera del Granata, è un'altra Madonna del Rosario. Di particolare pregio è la cantoria e l'organo, entrambi appunto 700.
altro edificio risalente probabilmente al XIII secolo è l'attuale Cappella del Crocifisso, detta nei secoli anche Rosariello, ma che anticamente, secondo gli studiosi, era il luogo dove sorgeva la chiesa intitolata San Matteo, che era la chiesa donata dall'allora arcivescovo di Cosenza, Opizzo Colombi, ai Domenicani nel 1240. Lo stile della cappella è tardogotico ed è, insieme alla zona dove ci troviamo adesso, quello che resta del periodo tardogotico. All'interno della Cappella del Crocifisso è presente una cappella più piccola, la prima della serie di 8 cappelle, dove è presente un pregevole bassorilievo di scuola nolana intitolato Madonna della Febbre. Il bassorilievo non nasce con questo titolo, il titolo gli viene dato dalla devozione cosentina, perché questa, essendo la zona di confluenza dei due fiumi, era una zona malarica e i cosentini pregavano la Vergine con il titolo della Madonna della Febbre. Ai lati della Madonna troviamo San Domenico e San Pietro, primo martire domenicano. L'ultimo passo di questo percorso ideale è quello che vedrete per primo arrivando nella chiesa di San Domenico, e cioè la navata tardobarocca, che si manifesta immediatamente in tutto il suo splendore, con la luce che converge sopra l'altare, grazie anche all'ampia cupola realizzata appositamente, e alla magnificenza dell'altare stesso, dove è presente una riproduzione dell'immagine di San Domenico di Soriano Calabro, immagine miracolosa, la tradizione vuole che non sia frutto di opera umana, e in generale l'altare ha una struttura ascendente che procede dal basso dell'altare, dove venivano conservate le reliquie del santo, all'immagine umana di San Domenico, al gruppo scultoreo più in alto della gloria di San Domenico. Quindi già una prima predicazione, una prima catechesi dei padri domenicani ai fedeli che entravano in chiesa. Nella facciata, che è di stile tardogotico, è rimasta intatta praticamente nelle sue componenti essenziali, che sono il rosone e il protiro archiacuto, e il rosone che spicca. È un rosone che non si può definire splendido come i rosoni delle cattedrali gotiche, caratterizzate dalle vetrate policrome, ma che per quanto riguarda la parte in pietra è del tutto particolare ed originale, perché le 16 colonnine che si aprono a raggiera conducono a 16 rosoncini più piccoli, ciascuno con una propria peculiarità, quindi tutti diversi, non ripetono quella schematicità geometrica che invece di solito caratterizza i rosoni gotici. Probabilmente gli studiosi ritengono che questo volesse essere un giocare con le serie numeriche e le simbologie medievali, forse anche di ispirazione cabalistica, visto anche l'alto spessore culturale dei domenicani. Pietre che raccontano storie, pietre che raccontano leggende. Ma io ve l'ho detto poco fa e lo ricorderete, tra il Crati e il Busento, ci siete? Sì, c'è una leggenda straordinaria che supera i secoli. Alarico. We'll be right back.
tra le innumerevoli leggende, perché quella di Alarico non è l'unica che ha interessato la città per lungo tempo, ma sicuramente la leggenda delle leggende è quella che riguarda Alarico, re dei Visigoti. Alarico apparteneva alla dinastia dei Balti, era nato in Romania, nella Dacia, poi diventa l'attuale Romania, ed era il condottiero dei Visigoti. I Goti dell'Est e i Goti dell'Ovest erano appunto i Visigoti, gli Ostrogoti, e Alarico, Alarex, il re di tutti, capeggiava appunto i Visigoti. Partono da questa zona dell'Europa con l'obiettivo di scendere in Italia e di effettuare questa famosa marcia su Roma. Tenta un accordo con l'imperatore Onofrio, ma non riesce ad ottenerlo, per cui dopo averla assediata ripetutamente nel 410 compie il famoso sacco di Roma. Per cui Alarico compie questo atto, lascia Roma, perché ormai Roma non aveva più a livello di derrate alimentari da dare sostentamento ai suoi barbari, abbandona la capitale, alcuni restano ancora indietro fino a quando inizia questa calata verso sud, fermandosi nell'antica Consentia. Consentia era un pugno di uomini al tempo, la mette a ferro a fuoco, si racconta che a fil di lama conquista la città, si accampa alla confluenza dei fiumi. E qui diverse ipotesi in merito alla morte del condottiero. Alcuni sostengono che morì colpito da febbre malarica, altri che la vita dei barbari arrivava a 40 anni e che quindi lui fosse arrivato ad esaurimento appunto di questa esistenza, lui aveva appunto 40 anni. Alcuni ci raccontano invece che forse un difensore della città lo colpì con un giavellotto, quindi sono diverse le ipotesi sulla morte. Da questo momento in poi si inserisce nella storia la leggenda, perché secondo Iordanes, che è lo storico dei Goti, Alarico verrà seppellito non proprio alla confluenza, ma sotto il specchio d'acqua del fiume Busento. Si compie una fossa profonda a carico dei suoi schiavi, da 100 cosentini presi a caso. Il condottiero verrà calato in questa fossa profonda insieme al suo cavallo, vittima come il re, e l'armatura, il bastone di comando e il suo ricchissimo tesoro. Dopodiché si copre di nuovo la sepoltura, si ristrada il corso d'acqua. È da qui che il fiume diventerà la famosa tomba nel Busento. E quindi Alarico riposa lì. Finisce la storia e inizia la leggenda. Tutti lo cercano nel corso del tempo. Arrivò addirittura una rabdomante chiamata per cercare di, con sistemi sensitivi, rintracciare il punto esatto della sepoltura. Qualcuno parlò di una grotta in prossimità di Domanico, invece, come luogo della sepoltura. E nota interessante fu che queste ricerche furono molto implementate in epoca fascista, quando Hitler mandò il terribile generale Himmler ad effettuare delle battute di ricerca. Ovviamente non portarono a nulla e tutti lo cercarono nel tempo, senza poi ritrovare nulla se non quello di certamente approfondire la storia che ha riguardato questo condottiero. Oggi sul posto c'è, all'esatta confluenza dei fiumi, una scultura fatta dall'artista Paolo Grassino, un artista torinese, qualche anno fa, che rappresenta appunto Alarico sul cavallo. Si vede il cavallo senza zampe, retto da alcuni trampoli che hanno un forte valore simbolico. Sulla testa del cavallo il condottiero in dimensioni ridotte, in una posizione introspettiva con una corona che ricorda un po' quella delle favole. E l'artista ha inteso rievocare il mito più che esaltare il condottiero Alarico, per cui la volontà è quella di andare lì, ritornare sulla storia appunto di questo grande condottiero, di farsi suggestionare dalla confluenza e di, con l'ausilio di questa scultura, vederlo quasi riemergere dalle acque dei fiumi. Qui si chiude la storia della città antica e da qui inizia poi invece la storia della bellissima città moderna. Saliamo uno ad uno i gradini della storia di Cosenza. Paola, la nostra amica, lo dice bene. Cosenza, città moderna, si apre a nuovo. Ma esiste un luogo dove nasce la parola pianoforte. E questo luogo è magico. Il Teatro Rendano. Il
nostro viaggio alla scoperta di Cosenza continua in prossimità di Piazza 15 Marzo 1844, una piazza importantissima che ricorda un avvenimento storico che poi verrà ricordato soprattutto a livello nazionale. Proprio qui accaddero quei moti insurrezionali che videro coinvolti dei patrioti cosentini e che scaturirono l'arrivo dei fratelli Bandiera, famosi patrioti nazionali, proprio qui in Calabria. Ed in prossimità di questa piazza, di Piazza 15 Marzo 1844, quei patrioti furono fucilati il 25 luglio dello stesso anno. Ed è proprio questa piazza che fa da quinta scenica degli edifici importantissimi, tra questi ricordiamo la Villa Vecchia, dove ci troviamo in questo momento, che rappresenta, come abbiamo già detto, il polmone verde della città di Cosenza. Accanto ritroviamo uno degli edifici simbolo di questa città, il Teatro Comunale, dedicato ad Alfonso Rendano, un bravissimo pianista, un compositore cosentino. In realtà nacque in un paesino qui vicino, ma in realtà poi divenne uno dei compositori e pianisti più famosi a livello internazionale, e ancora oggi l'amministrazione comunale di Cosenza ha voluto omaggiarlo dedicandogli il Teatro della Città, un teatro progettato a fine Ottocento e inaugurato solamente ai primi anni del Novecento, ma la sua dedica avvenne post morte dell'artista, e lui ancora oggi viene ricordato a livello musicale proprio per aver inventato il terzo pedale indipendente del pianoforte. Questo strumento musicale, ancor prima della sua invenzione, veniva chiamato fortepiano, e solo dopo l'invenzione di Alfonso Rendano fu chiamato pianoforte, così come ormai lo si conosce a livello mondiale. E l'amministrazione comunale di Cosenza vuole omaggiare questo importante pianista dedicandogli il Teatro della Città, un teatro che ebbe diverse vicissitudini perché fu purtroppo anche danneggiato durante il secondo conflitto mondiale. Infatti tutta la parte superiore del plafond, che un tempo si presentava completamente affrescata come i diversi teatri di fine Ottocento, in realtà oggi si ripresenta ricostruita, ma fortunatamente all'esterno ancora riusciamo ad apprezzare quelle linee architettoniche che si rifanno ai teatri di fine Ottocento. Infatti il teatro di Cosenza ancora oggi viene chiamato il piccolo teatro alla Scala, e ancora viene anche denominato il piccolo teatro San Carlo di Borbone, proprio perché all'interno presenta quella forma tipica a ferro di cavallo, con quattro piani, un loggione superiore, tutto rivestito in oro zecchino, proprio come il teatro napoletano, perché a livello architettonico si rifà a quei teatri di fine Ottocento. E ancora oggi fortunatamente riusciamo ad apprezzare il meraviglioso sipario storico realizzato da un artista napoletano, Paolo Vetri, che in realtà volle omaggiare l'ingresso del duca di Calabria, Luigi III d'Angiò, nella città di Cosenza, quando arrivò proprio qui in questa città nel 1433. E questo meraviglioso sipario, che risale al 1901, fortunatamente ancora si può fruire, si può apprezzare dal vivo, perché rappresenta la meravigliosa quinta scenica del Teatro Rendano. Storia, modernità, questo è il bello di Cosenza. Qui si può trovare davvero tutto, in poco c'è un mondo da scoprire. Però adesso attraversiamo questo ponte, dedicato al personaggio più importante della Calabria, sicuramente la figura religiosa che noi calabresi amiamo di più, San Francesco da Paola. Il ponte è quello di Calatrava. Guardiamo queste immagini e poi ritorniamo sempre qui. Non dimenticatelo, siamo noi, quelli di Destinazione Calabria. Cos'è?
Cosenza non è solo una città che ha un cuore antico, è una città che presenta anche un aspetto più moderno e contemporaneo. Infatti è la città dalle tre anime. E oggi, dopo questo viaggio e la scoperta della Cosenza moderna, ci sposteremo invece in quella parte più contemporanea, che è quella zona che adesso si sta riscoprendo e soprattutto quella che si vive quotidianamente. E al di là della confluenza dei fiumi Crati e Busento si ritrova un'opera, un unicum, che è stato realizzato da un grandissimo architetto e ingegnere spagnolo, Santiago Calatrava, un'opera unica nel sud Italia, che ha tra l'altro anche un grande primato, quello di essere il ponte strallato più alto d'Europa, perché la sua antenna raggiunge i 104 metri d'altezza per un peso di 800 tonnellate, con questi tiranti che si appoggiano alla base del ponte, la cui forma ricorda una vela, proprio perché questo ponte, firmato Santiago Calatrava, in realtà è stato dedicato ad un importantissimo santo calabrese, il più noto, il nostro protettore della regione Calabria, San Francesco da Paola. E proprio in questa sua forma a vela si vuole ricordare uno dei suoi miracoli più famosi, quando San Francesco da Paola attraversò lo stretto di Messina, lasciando la Calabria per raggiungere appunto la Sicilia, utilizzando il suo mantello, che in quel momento divenne una vera e propria vela che gli consentì di attraversare appunto lo stretto insieme a suoi due confratelli. E questa meravigliosa forma architettonica ricorda volutamente uno dei miracoli più noti di San Francesco da Paola, e ancora oggi questo ponte è stato proprio dedicato a lui. Passeggiando lungo la via principale di Cosenza si può fare shopping, ma mentre lo si fa ci si può imbattere in delle opere d'arte donate alla città. Visitiamo adesso, anzi lo stiamo già facendo, il museo all'aperto. Museo di arte contemporanea, un unicum, perché appunto un museo all'aperto, in plein air, dove i suoi mecenati, la famiglia Bilotti, in particolare Carlo ed Enzo Bilotti, decisero di ideare sul corso principale della città moderna, per consentire a tutti i visitatori, i cosentini e i turisti di godere dell'arte all'aria aperta. E quindi, iniziando la passeggiata da Piazza dei Bruzzi, proprio in prossimità dell'opera che rappresenta l'Elmo di Mimmo Paladino, si riscoprono diverse opere d'arte, alcune delle copie, altre degli originali, che sono stati proprio realizzati per questo museo en plein air, che termina in Piazza Bilotti, una piazza che un tempo aveva un'altra denominazione, che poi dopo l'idea di questo museo, dopo l'inaugurazione di questo museo all'aperto, in realtà fu proprio volutamente dedicata ai due mecenati cosentini, che decisero di regalare alla città di Cosenza queste opere, non dimenticando mai la loro città natale. Thank you.
Saliamo ancora un altro gradino, perché Cosenza si presenta nella sua modernità con un qualcosa che ci lascia sorpresi. Box art. Cosenza ovviamente nel tempo ha cercato sempre di legarsi al contemporaneo e a diversi progetti ecosostenibili, e proprio riguardo a questo la città ha vinto un progetto, quello SMAO, che ha consentito appunto alla città di realizzare le più grandi residenze d'Europa d'artista, che si trovano proprio qui a Cosenza, lungo il fiume Crati. Ed è qui che noi ospitiamo diverse residenze in delle casette in legno lamellare ecosostenibili, dove artisti nazionali ed internazionali vengono ospitati ogni 15 giorni e hanno contatto con la città, hanno un contatto con noi guide turistiche, scoprono il territorio e alla fine di questo percorso artistico lasciano un'opera d'arte legata proprio alla città di Cosenza. E ad oggi ci sono più di 300 opere che sono in realtà dislocate tra il Box Art Museum e il complesso conventuale di San Domenico. Quindi Cosenza veramente è una città non solo che presenta un cuore antico, ma moderno e contemporaneo. Entrare dentro la storia, abbracciare la modernità e vedere Cosenza anche nella forma attuale. Però siamo voluti tornare qui, dove tutto è partito e dove tutto ha un sapore diverso. Il Duomo di Cosenza. Non dimentichiamolo, tra 2 anni questo posto festeggerà i suoi 8 secoli dalla sua dedicazione. Noi ci diamo appuntamento alla prossima. Destinazione Calabria, lo sapete, ogni giorno vi prende per mano e vi accompagna in un luogo della Calabria tutto da scoprire. Alla prossima. Mi raccomando, la Calabria sempre su tutto.